Buongiorno a tutti, sono le 9:40, diamo inizio al Consiglio Comunale 30 marzo 2019. Se mi consentite, prima di iniziare con l'appello dei punti all'ordine del giorno, vorrei fare dare un benvenuto alla piccola Chloe e dare gli auguri ai suoi genitori Luciano e Miriam. Bene, sono d'appello. Luciano Valinucci, presente di Clemente Giorgio, Chiacchieretta Ezio, presente. Bronzino Massimiliano, assente. Malandra Giorgia, Federico Gabriella, Ferraioli Roberto, presente. Cinosi Simona, De Nicola Este, Rutrupi Mario, assente. Parrucci Giulia, assente. Costantini Giuseppe, presente. Ferrante Enzo, assente. Silvestri Cinzia, presente. Elia Maria Rosaria, presente. Martelli R, presente. Bene. Sì, quattro assenti. Allora, prima di passare ai punti all'ordine del giorno, vi faccio due comunicazioni. La prima riguarda la comunicazione fatta dai consiglieri Martelli Efrem e Maria Rosaria Ghia, 27 febbraio 2019, i sottoscritti consiglieri comunali Maria Ghia ed Efrem Martelli dichiarano di voler costituire e costituiscono un nuovo gruppo consigliare denominato Centrodestra Fratelli d'Italia Lega Salvini Abruzzo e nominano capogruppo Efrem Martelli. L'altra seconda comunicazione che vi faccio, vi porto a conoscenza che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha attuato una revisione sui rendiconti 2015-2016 del Comune di San Giovanni Giardino, ente in sperimentazione dal 1 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo della legge 118 del 2011 e della quale ha rimesso un dispositivo che ha trasmesso all'amministrazione comunale e che è chiaramente depositato in segreteria per eventuali vostre opinioni. Se volete le copie, io credo che sia sul sito dell'amministrazione trasparente del comune in ogni caso. Il primo punto all'ordine del giorno, ci sono delle comunicazioni che ci farà il sindaco. Prego sindaco. Informatizzazione dell'ente,
manutenzione strutturale della rete idrica e fognaria, sicurezza degli ambienti di lavoro, attività produttiva, agricoltura, turismo, caccia, pesca, protezione civile. Di conferire all'assessore segreto seguenti deleghe, urbanistica, edilizia privata, assetto del territorio, programmi complessi, SUAP, SUE, personale, cimiteri, politica del lavoro, sportello San Giolavoro, servizi sociali, politica della casa, cooperative, assistenza alla povertà. Di conferire all'assessore Roberto Ferraioli seguenti deleghe, commercio, società partecipante e house providing. Di conferire all'assessore Simone Cinosi seguenti deleghe, cultura, associazioni, pubblica istruzione, sviluppo del progetto Il mondo degli adolescenti, sanità, attuazione del programma, partecipazione, centri di aggregazione sociale. Di darvi atto che la restante delega rimane di mia competenza per le termine delegate. Dispone che il seguente provvedimento sia notificato all'assessore Est del Vicolo che viene sottoscritto per l'accettazione anche degli altri assessori. L'altra comunicazione è monitoraggio delle pubbliche definito con BDAP, contributo ai comuni per la messa in sicurezza. Questo comune ha avuto l'assegnazione di 100.000 euro, le stesse verranno assegnate per interventi sul territorio e sulle criticità che vengono registrate attraverso il servizio manutenzione del comune per frane e altre situazioni di estrema pericolosità per la collettività. Il provvedimento è stato fatto dagli uffici, la responsabile del servizio dell'area è a disposizione per stabilire quali saranno gli interventi predisposti dall'ente. Grazie Sindaco. Lo dico per tutti, sulle comunicazioni permette a un consigliere per ogni gruppo di dissentire o diciamo essere sulle comunicazioni. 5 minuti. Quindi siccome avete fatto due comunicazioni sono 10, visto che c'è stata la comunicazione. Sì. Guarda, ora stiamo a un due. No, vabbè, semplicemente per dire. Sì, va bene. Sì. Allora. Vuoi parlare? Allora, buongiorno a tutti. Allora, prima di fare il mio intervento vorrei rivolgere un pensiero a Fabio Turricchio, che è stato un amico, un concittadino, un grande padre di famiglia, è una persona che non conoscevo benissimo, però ho avuto sempre l'impressione che fosse una persona per bene. E voglio che la famiglia sappia che credo l'intero consiglio con Alice sia vicino in questo momento. E vorrei dedicare una cosa a Fabio. Detto questo, torniamo al consiglio comunale. Avete avuto la comunicazione che in questo consiglio comunale si è costituito un nuovo gruppo, il CDX di San Giovanni Teatino, che è composto dal sottoscritto e da Maria Elia, che è poi uscita anche lei dalla maggioranza. Due parole. Noi riteniamo che la scelta che abbiamo fatto in due tempi diversi è stata detta dal fatto che questa amministrazione di cui facciamo parte, il progetto comune, non ha rispettato i patti che avevamo sottoscritto all'inizio del progetto. Sia io che Maria Elia abbiamo visto un sindaco che ha detto determinate cose e ne ha fatte altre. Non sto qui a sottolineare tante decisioni prese da questo sindaco che non ci vedono d'accordo, a partire dall'asilo, anche se è stato scritto lavora dall'epoca, a partire dalla scelta dei marciapiedi, anche se è stato scritto la parte relativa al progetto di Dragonara da votare, perché se una persona dice una cosa e poi fa l'esatto contrario,
non è sicuramente colpa mia né di Maria. Questo è quello che ha fatto Luciano Magnucci in questi anni, ha detto delle cose, ne ha fatte delle altre. E per questo noi, che vogliamo bene a San Giovanni Teatino, che rappresentiamo San Giovanni Teatino, Maria ha iniziato la sua esperienza politica nel 2016, io l'ho iniziato nel 2006, sono al terzo mandato, non mi sentivo più di stare vicino a persone che dicono delle cose e ne fanno delle altre. Io sono una persona seria, sono una persona leale e quindi ho deciso di uscire da questa maggioranza che non fa quello che dice. Non voglio stare qui a ricordare quello che è accaduto quando sono uscito io, perché veramente è poco dignitoso per un assise comunale il comportamento che hanno tenuto questi personaggi, però va bene così. Io dico solamente che le scelte che stanno facendo questi personaggi stanno devastando, distruggendo tutto quello che era diventato San Giovanni di Aquino. Ecco perché io e Maria abbiamo deciso di creare questo gruppo alternativo a questa amministrazione. Battiremo tutti i giorni in consiglio comunale, nelle strade, con i cittadini per portare avanti il bene del nostro territorio. Perché, lo ricordo, qui ci vivono i nostri figli e anche i miei figli, e io voglio che San Giovanni Teatino torni ad essere la città stupenda che era prima dell'era Mariucci. Questa è la verità. Io mi sono fatto ingannare da questo personaggio, ho creduto alle tue parole, ma ho avuto la forza di uscire da questa amministrazione. Per questo nasce CDX e per questo andrà avanti oggi, domani, fino al futuro, fino a quello che diventerà il futuro, ne sono certo, di San Giovanni di Aquino. Grazie. Puoi intervenire per l'altro punto? Sono due punti. Ah, vuoi intervenire? Thank you.
sono sempre stati, cioè altro da questa maggioranza. Quindi finalmente hanno maturato politicamente la scelta di essere altro, quindi noi siamo molto contenti della scelta che hanno fatto. Grazie. Prego. 9 minuti e 30 secondi che si vuole. Secondo punto all'ordine del giorno. Approvazioni verbali, seduta precedente. Proposta di delibera numero 15 del 26 marzo 2019. Andiamo ad approvare, se non ci sono osservazioni, i verbali adottati nella seduta del 27 dicembre 2018 dal numero 63 al numero 65. Se non ci sono osservazioni, sono approvati all'unanimità. Approvati all'unanimità. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 4 del 19 marzo 2019. Programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'amministrazione anno 2019. Provvedimenti. Illustra l'assessore Esther De Nicola. Prego. Buongiorno a tutti. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, questo è una proposta di delibera che potrebbe rispetto a ciò che abbiamo da approvare successivamente, quindi al bilancio. Con questa proposta diamo atto che allo stato attuale, salvo le azioni da approvare eventualmente successivamente, non è previsto per l'esercizio finanziario 2019 alcun conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti che stanno nell'amministrazione. Grazie assessore. Interventi? Cinzia Silvestri, prego. Sì, noi siamo, intanto buongiorno a tutti, siamo assolutamente favorevoli a questo tipo di impostazione, quello che in realtà noi abbiamo sempre detto da quando è iniziata questa amministrazione, ossia che secondo noi erano da abbattere tutta una serie di costi dovuti proprio agli incarichi esterni, ritenendo che gli uffici comunali siano assolutamente in grado, sia a livello professionale che di competenza, di sopperire a quelle che sono le necessità e le esigenze. Quindi con l'auspicio però che questo comunque non comporti una diminuzione della qualità dei servizi resi ai cittadini. Altri interventi? Grazie. Federico Gabriella. Allora possiamo passare alla votazione della proposta di delibera numero 4 del 19 marzo 2019 inerente al programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'amministrazione per l'anno 2019. Voti favorevoli? All'unanimità. La delibera viene approvata. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Allora, vorrei fare adesso una proposta al Consiglio Comunale, perché siccome abbiamo più punti che sono tutti prognostici per l'approvazione del bilancio di previsione, io vi proporrei di discutere in un unico punto i punti 4, 5 e 6 che sono relativi alle conferme all'imposta IUC addizionale comunale, quindi in un unico punto, così come poi proporrei già da adesso di discutere un unico punto i punti 11 e 12, cioè l'approvazione del DUP e l'approvazione del bilancio di previsione. Se siete d'accordo possiamo votarlo. Sì. Quindi all'unanimità raggruppiamo. Sì, sì. Chiaramente le votazioni poi facciamo per ogni singolo punto. Proposta
proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 5 del 19 marzo 2019 ad oggetto conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2019. Illustra l'assessore Ester De Nicola. Come anticipato, queste sono proposte di delibera prodromiche rispetto a quella che è l'approvazione poi del bilancio di previsione, rispetto a quella che poi è l'approvazione del bilancio di previsione. Per quanto riguarda quindi tutte e tre queste imposte, si propone di rimanere invariate, quindi la tradizionale comunale IRPEF rimane invariata al 0,8%, rimanendo comunque esonerati i redditi più bassi, quindi inferiori ai 10.000 euro. Per quanto riguarda l'imposta della TASI, anche questa rimane assolutamente invariata, perché la ratio che sta alla base poi del bilancio di previsione che vedremo poi successivamente è stata quella di non effettuare ulteriori prelievi sui cittadini per quanto riguarda la pressione fiscale. Stesso ragionamento che è stato fatto anche per l'imposta unica comunale, quindi per l'IMU dell'anno 2019, per i quali probabilmente bene, interventi? Consigliere Pino Costantini, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. È chiaro che questi punti sono parte integrante del discorso che andremo a fare qualche punto più in là relativo chiaramente al bilancio. Sicuramente, considerando un aspetto generale che non riguarda solo questo comune, ma riguarda parecchi comuni, se non l'intero territorio dell'Italia, oggi il vedere delle conferme possono essere viste come un aspetto certamente positivo, perché si parla sempre di aumenti per tante situazioni. Quindi la discussione nello specifico lo faremo chiaramente nel discorso del bilancio. La conferma di queste aliquote chiaramente la possiamo considerare come un aspetto sicuramente positivo. Poi è chiaro che nelle pieghe del bilancio tante situazioni abbiamo analizzato nel passato, le confermeremo più in là, sicuramente è visto come un aspetto abbastanza positivo. Scusa, entra alle ore 10.05 Massimiliano Bronzino. Altri interventi sui punti? Assessore, vuole replicare o c'è un motivo di intervento? No, certo. Allora passiamo alla votazione distinta dei due punti. Proposta di Consiglio Comunale numero 5, conferma l'aliquota addizionale comunale al DIRPEF anno la proposta numero 5. Anno 2019. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Passiamo ora alla proposta di delibera. Immediata eseguita, scusate, della delibera. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Proposta di delibera numero 6 del 19 marzo 2019, imposta unica comunale IUC, conferma della delibera.
casi hanno 2019, favorevoli 10, astenuti 4, contrari nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità della deliberazione, favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 4. Proposta di deliberazione numero 7 del 19 marzo 2019, imposta unica comunale IUC, conferma delle aliquote IMU anno 2019, favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 4. Votiamo l'immediata eseguibilità della deliberazione, favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 4. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 19 marzo 2019. Approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe TARI, la tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, anno 2019. Illustra l'assessore Ester De Nicola, prego. Anche questa proposta di delibera fa parte, come le altre fatte in precedenza, diciamo che per gli atti proprici è stato appunto l'assessore a quello di bilancio di diviso del triennio. Con diciamo, questa delibera noi andiamo ad approvare il piano finanziario relativo al servizio della gestione dei rifiuti e che diciamo, porta in realtà a prevedere complessivamente dei costi di gestione del servizio dei rifiuti per un importo di 3.240.558,09 euro. Cosa diciamo, mi va sottolineata riguardo questa somma da inserire in bilancio è che questo costo complessivamente è inferiore al costo standard medio che è di 3.601.754,15 che viene calcolato a livello nazionale sulle linee guida del MEF, diciamo nell'ultimo aggiornamento che è del 14 febbraio 2019. Grazie. Grazie assessore, interventi? Consigliere Dino Costantini, prego. Grazie Presidente. Allora, sul discorso dei rifiuti, la nostra posizione nel passato è stata sempre critica e oggi non ci sono grosse variazioni rispetto a quello che è passato. Certamente oggi andiamo a votare una tariffa che anche qui viene confermata e come detto in precedenza una conferma non può essere vista come un aspetto negativo. Però la negatività su questo settore che avrebbero a mio avviso potuto dare delle economie migliori, ci sono state delle carenze notevoli perché la società a mio avviso è ferma addirittura al 2011. Mi riferisco ai servizi effettuati dalla società, sono rimasti tali, anche qui, okay, stiamo facendo i servizi di prima, ma l'evoluzione della raccolta vediamo spesso quanti convegni vengono fatti e quante migliorie vengono fatte e quanti risultati vengono raggiunti nel monitorare e spingere su questo tipo di argomento. Noi da 7 anni non facciamo quasi nulla, c'è una società che funziona bene e il servizio era impostato di qualità, è rimasto di qualità, però i dati sono che una differenziata è scesa in percentuale, è una differenziata che scende in percentuale rispetto a un aumento demografico, è un segnale negativo. E non c'è un vero e proprio lavoro dietro questo argomento, i cittadini non sono informati
di quanto possa valere una raccolta differenziata, anche in termini economici. Su questo c'è sempre da fare tante analisi, perché non è automatico il vantaggio economico per una differenziata, per problemi di natura sovracomunale, questo sì, ma come dico spesso e ho ribadito, che fare la differenziata in un segno di civiltà, il cittadino in primis dovrebbe farla proprio per queste ragioni, per i soliti discorsi che facciamo sempre, per consegnare alle future generazioni un mondo possibilmente migliore di quello che abbiamo. E quindi qui manca una vera e propria azione per qualificare il nostro territorio. Di conseguenza c'era sempre l'isola ecologica famosa, da 7 anni credo che ne parliamo, programmata, progettata, finanziate con soldi comunali, poi finanziate in ambito regionale con qualche situazione in atto. A oggi non ci sono sviluppi, quindi chiedo all'assessore o a chi magari ha curato in precedenza questo argomento, nello specifico appunto l'isola ecologica, che è propedeutica per un salto di qualità appunto della raccolta differenziata. Quindi i miei dubbi riguardano molto quello che è l'azione sui servizi della società, al di là di un aspetto delle tariffe, che certamente sono anche conseguenze di tutta un'azione, ma le perplessità sono quelle che ho manifestato, abbiamo manifestato nel passato. Grazie. Altri interventi? Consigliere Valtellier, prego. Allora, a questo punto andiamo a parlare dell'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti urbani. Bene, io vorrei mettere in evidenza 2 punti. Uno, già ne ha parlato il collega Pino Costantini, e ne abbiamo già parlato nel penultimo consiglio comunale, ossia della famosissima piattaforma ecologica che il capogruppo di maggioranza aveva detto che stavamo lì per realizzarla. Sono 11 anni, ripeto, che stiamo aspettando questa piattaforma ecologica, e l'ultimo consiglio comunale dopo ce la spiega quali sono i passi che sono stati fatti. Io ho notato che nel punto relativo alle opere pubbliche nel triennio 2019-2021 non esiste traccia della piattaforma ecologica. Vorrei ricordare ai cittadini, e lo ricorderò anche nell'intervento successivo, che noi abbiamo preso un finanziamento regionale di circa 200.000 euro, che oggi sta fermo, e noi di questa piattaforma ecologica non ne abbiamo traccia. Che dica Gabriella Federico, e spero che nel frattempo abbia studiato l'argomento, così oggi ci dice quali sono stati gli sviluppi. E secondo me questa è una cosa gravissima, gravissima. Noi a San Giovanni di Latino, in un territorio del genere, non abbiamo questa piattaforma ecologica, che consentirebbe alla società SCS di svolgere un lavoro ancora migliore di quello che già oggi svolge, essendo l'unica partecipata del comune di San Giovanni di Latino che porta utile, perché tutto il resto, dove c'è, diciamo, la rinuncia dell'amministrazione, sta nella devastazione totale. Poi vedremo anche il bilancio, quindi i cittadini devono essere informati di questo. SGT Sport, totale devastazione. Quindi perché noi non abbiamo la piattaforma ecologica, nonostante abbiamo un contributo già stanziato dalla regione, e noi siamo così fermi, incredibile. L'altra cosa che mi solleva questo punto, visto che parliamo sempre del piano finanziario della SCS, è il consiglio di amministrazione o amministratore unico. Come ho già detto in un
mio figlio, il 27esimo, questo sindaco non riesce a scegliere il successore dell'attuale presidente del consiglio di amministrazione da ben 2 anni e mezzo. È troppo difficile la scelta, troppo difficile. C'è stato un bando, sono stati più di 22 persone che hanno presentato un curriculum e nonostante tutto ciò, da 2 anni e mezzo il sindaco non riesce a capire quale sia la persona giusta. E parlo di persona giusta perché di che dica lui, che non è investito di nessuna laurea in economia o in giurisprudenza, quindi farebbe bene a fidarsi o farsi suggerire da chi ha studiato certi argomenti, di procedere alla nomina dell'amministratore unico di questa amministrazione, perché forse con la nomina di questo amministratore unico si può fare ancora meglio di quello che si sta già facendo da anni sul nostro territorio attraverso questa SGS. Lui invece è riuscito semplicemente dopo 2 anni e mezzo a convocare la SEPEA, forse faranno la nomina di un consiglio di amministrazione a 3 e secondo il mio punto di vista di questo gruppo della Badia e tutti potrebbe a spendere di più quando invece di avere il consiglio di amministrazione a 5 come oggi, a 3 come vuole fare lui, forse per qualche altro motivo potrebbe nominare un amministratore unico e risparmiare ancora qualche soldi in più che potrebbero essere spesi per i cittadini di San Giovanni di Arino. Quindi io invito il sindaco a provvedere la nomina dell'amministratore unico come vuole la legge e se lui vuole fare in maniera diversa, e non capisco come fa, visto che non c'è nessun, tra le carte che io ho studiato, non c'è nessun parere di nessun legale o di organo istituzionale, ma risponde lui personalmente con la sua laurea in sociologia. Vorrei capire perché ride il sindaco, non c'è da ridere. Una stavaglia di internet e vedi il sindaco che ride, io non lo capisco comunque. C'è ride. Io sto dicendo una cosa gravissima, lui ride. Vabbè, comunque. Non sto ridendo. Va bene. Non sei così importante. Non sei così importante. Io la prego, quando parli non rida, che il presidente può dire a qualcuno che non ridere, io mi rivolgo ai cittadini di San Giovanni di Arino, che questo è il tuo, da 2 anni e mezzo non nomina l'amministratore unico come vuole la legge, sta cercando di fare qualcosa di diverso e non è giusto, perché sono i soldi dei cittadini, non è giusto e soprattutto se decidi di fare questo. Faccia le nomine di persone competenti e rispetti il genere, come ha fatto a rispettare il genere in consiglio comunale. Si ricorda di consiglio quando è venuto in consiglio comunale nominando gli assessori d'oro? Se lo ricordo. Tempo. Va bene, questi sono i 2 punti che ho voluto sottolineare di questa delibera. Piattaforma ecologica inesistente dopo 11 anni, promesse. Dichiarazioni fatte dal capogruppo in consiglio comunale che sta tutto a posto, è un consiglio di amministrazione che è fermo da 2 anni e mezzo. Provveda la nomina dell'amministratore unico. Grazie. Grazie consigliere. Grazie. Altri interventi? Assessore Roberto Perrotti. Buongiorno, visto che si è andato subito a parlare di un argomento che, di cui abbiamo parlato già diverse volte in questa assise che riguarda la SGS, volevo fare alcune precisazioni. Le precisazioni sono quelle che dal momento in cui il sindaco mi ha conferito la delega alle società partecipate, mi sono adoperato per fare tutti gli atti necessari affinché si potesse arrivare alla conclusione di un iter amministrativo che portasse alla nomina del nuovo CDA e del nuovo collegio sindacale. Abbiamo approvato
i patti parasociali, abbiamo approvato lo statuto. Dopo aver fatto tutti questi atti, comunico a questa assise che la bozza di bilancio dell'SGS è stata approvata giovedì scorso, di conseguenza bisogna procedere tecnicamente a tutti gli atti successivi per poter poi rinnovare il nuovo CDA. Io non devo entrare nel merito della scelta del nuovo CDA che può essere fatto dall'amministratore unico, da tre amministratori, o anche da cinque, come dice la legge Maria. Questo si può fare con delle motivazioni tecniche e giuridiche. Quindi di conseguenza poi saranno i due attori principali, cioè la parte pubblica e la parte privata, che andrà a decidere l'organo amministrativo che dovrà portare avanti la SGS. Certamente c'è, mi sono impegnato anche a parlare con la parte privata per cercare di dare più impulso e di rivedere un po' tutto quello che è l'assetto organizzativo, anche ragionando su nuovi servizi che questa società potrà andare a svolgere. Non credo sia la sede adesso di entrare nel merito di quello che vi ho detto, ma successivamente porterò a conoscenza il Consiglio Comunale di tutto ciò che si è detto e di tutto ciò che si sta facendo per cercare di dare più forza, più impulso a quello che è questa società, che non dimentichiamo, è una società, forse come si fa sempre a dire, il fiore all'occhiello di questa amministrazione. Grazie. Assessore Recepiere, Roberto ha chiarito i passaggi relativi alla parte tecnica della nomina della nuova dirigenza di questa società, una società che è importante per le attività e i servizi del Comune di San Giovanni di Latina. Da anni ha un'efficienza riconosciuta per dare servizi di qualità, per essere in attivo, per svolgere dei servizi importanti. Nella strategia dell'amministrazione comunale il rinnovo della dirigenza porterà sicuramente a puntare su questa società per ampliare e migliorare i servizi e la qualità degli stessi, anche perché le ristrettezze di finanza pubblica che costringono le amministrazioni a non poter gestire in proprio attraverso il personale dipendente alcuni servizi portano oggi spesso a dover ricorrere al mercato. E in questo senso noi, avendo questa società a disposizione, che ha delle qualità, che ha del personale qualificato, vogliamo ricorrervi per far sì che alcuni servizi importanti che da dare alla cittadinanza lo possiamo affidare a questa società attraverso un avviso. Quindi è una società su cui puntiamo, quindi quello che il consigliere Costantini faceva notare è probabilmente evidente per un fine corsa dell'attuale dirigenza che ha smorzato un po' l'attività, ma che sicuramente dovrà riprendere con maggiore forza per far sì che questi servizi possano essere svolti nel modo più qualificato possibile, ampliarli e riprendere quel vigore che questa società aveva ai suoi inizi quando ha tolto parecchie castagne dal fuoco all'amministrazione comunale. Per quanto riguarda la stazione ecologica, oggi noi nel momento in cui si sono iniziati le attività a provvedere all'inizio dei lavori, si è scontato una problematica di natura ambientale, perché un'area PIP di natura artigianale che è stata insediata in quella parte del territorio ha visto una serie di attività, di imprese, di aziende, sia da parte pubblica, di appalti pubblici, sia di privati, che hanno verificato delle attività di smaltimento di terreno che poi sono finiti come riempimento in quel lotto su cui il Comune oggi dovrebbe realizzare questa struttura, e alcuni di questi terreni nell'esame preliminare svolto prima dell'inizio dei lavori hanno evidenziato la presenza di rifiuti che non sono compatibili con la tutela ambientale, per cui c'è un'attività
attività poi svolta dall'ARTA, e questa pratica è sul tavolo del servizio ambientale della provincia, con il quale abbiamo già svolto ultimamente due incontri per trovare delle soluzioni affinché il problema si possa risolvere, perché fin quando il lotto è in quelle condizioni, se non viene modificato, i lavori non possono proseguire. Ma dall'esame delle carte dell'attività svolta recentemente, i tempi previsti sono molto brevi affinché questa cosa si risolva, e si può andare a impegnare con quei finanziamenti sia regionali che da parte pubblica del comune per realizzare quel progetto già approvato. Quindi, per quanto riguarda quest'opera, posso assicurare che a breve ci sarà uno sviluppo in termini di soluzione definitiva. La SGS è e rimane un aspetto importante nell'organizzazione del nostro comune. Questo vale anche per quanto riguarda la riorganizzazione delle società partecipate, che vedrà come guida la SGS per poter assicurare per il futuro servizi alla collettività di San Giovanni del Rio. Grazie assessore. Altri interventi? Allora possiamo passare alle dichiarazioni da parte di Capitolo. Consigliere Costantino. Grazie Presidente. Allora, io non ho parlato prima dell'assetto societario della società, della società, non perché non lo ritengo importante, anzi è importantissimo. Un minimo passaggio lo farei dicendo che qualsiasi scelta venga fatta guardando la competenza, considerando il tipo di problema e l'argomento che trattiamo. Quindi CTA, amministratore unico, credo che in termini economici cambi poco. La cosa importante è che ci sia un discorso di persone qualificate che possano riportare in auge quel discorso di servizi importanti che questo argomento merita. Sulla piattaforma ecologica, chiaramente l'assessore Giacchiaretta in qualche modo ci dà questa realizzazione quasi in via di soluzione. Adesso non lo so, la provincia deve dare l'ok alla bonifica di questo benedetto lotto, non so se i soldi siano ancora disponibili, ma presumo di sì, perché se no ce l'avrebbe comunicato. Quindi ben venga, ci auguriamo che si vada su questa direzione. Sui servizi sappiamo tutti, c'è questo riordino, io mi auguro che si vada finalmente in quella direzione. Certamente ne parliamo e ripetiamo da tempo lo stesso argomento, e oggi andiamo però ad approvare quello che è un discorso di tariffe. Nonostante tutto, e quindi per il discorso che abbiamo detto della società, non può essere vista con un aspetto negativo, come ho detto in precedenza, la conferma delle tariffe. Un servizio migliore probabilmente più in là potrebbe dare delle agevolazioni anche a chi appunto fa la differenziata. Tra l'altro, questo discorso di agevolazione differenziata è previsto anche per legge, di appunto prevedere una scontistica. Quindi sicuramente il nostro voto non sarà al contrario al mantenimento di queste tariffe, con l'augurio e l'auspicio che finalmente si parta nel riordino, al di là delle tariffe, di questo settore che è importantissimo, e fortunatamente possiamo basarci su una società che svolge, come ho detto sempre nei consigli comunali precedenti, un buon servizio. Quindi il nostro voto sarà di astensione. Grazie consigliere Martelliello. Io inizio il mio intervento ringraziando la società SGS per l'ottimo lavoro che svolge ogni giorno, Galasso, Banchini, presidente, i dipendenti,
Detto questo, non sono tanto soddisfatto delle risposte che sono state date dagli assessori. Per quanto riguarda il discorso che ha fatto Ferraioli, lui dice saranno la parte pubblica e la parte privata che decideranno qual è la scelta migliore da fare, come se l'assemblea che comporta già per il comune diciamo Maiucci e per il privato Galasso abbiano le competenze per decidere qual è la scelta giusta. Cioè, se un domani il sindaco lo fa una persona che non ha nessun tipo di, parliamo del sindaco attuale, parliamo di un futuro che non ha nessun tipo di competenze, questo sindaco non vuole fare quello che gli ha detto di fare il revisore dei conti nella persona del presidente e dei consiglieri, di fare un passaggio in consiglio comunale e farsi dire se è meglio fare un amministratore unico o un consiglio di amministrazione, farsi dare un parere dalla commissione partecipata, farsi dare un parere dai vari responsabili. Tutto questo Luciano Marinucci non ha ritenuto opportuno farlo. Ha scritto una lettera in base a cui dice, in base alle mie competenze, sono io il socio, divido io quello che è giusto nominare. Tant'è vero che Galasso, e questo sta agli atti, che è l'amministratore della parte privata, ha detto va bene che diamo un parere a un legale. La risposta del sindaco e dell'assessore è stata quella che non c'è tempo. Abbiamo aspettato, stiamo aspettando da 2 anni e mezzo la nomina dell'amministratore, adesso non c'è più tempo. Cioè io credo che non sia opportuno fare delle scelte, visto che abbiamo già perso tanto tempo, senza sentire persone che hanno le competenze per aiutare il sindaco. Scusa, a fare questa è una dichiarazione di voto. Quando c'è 3 minuti? 3 minuti, certo. Se quando torni sul punto. Vabbè, no, volevo semplicemente che quando dice saranno la parte pubblica, la parte privata che decideranno, ma in base a quale competenze? C'è un revisore di conti che ti chiede di prendere certi pareri, uno fa, va bene. Per quanto riguarda, come ho fatto per il discorso, per quanto riguarda poi amministratore unico, come dice la legge, attiva per scala molto più grande di ancora di Latina all'amministratore unico. Voglio solo ricordare questo al nostro sindaco. Per quanto riguarda invece il discorso della piattaforma ecologica, l'assessore dice che il problema sarà essere risolto. Io oggi so che nel triennale delle opere pubbliche non esiste quest'opera. Io oggi so, sapevo che c'erano problemi di bonifica e che queste cose al momento e sono solo parole dell'assessore che si stanno risolvendo. A oggi non si sta risolvendo niente. E poi voglio dire anche un'altra cosa a questa amministrazione. Voglio dire un'altra cosa a questa. Ma siete sicuri che la scelta del terreno è quella giusta? E questo è giusto per fare la piattaforma ecologica? Io mi farei anche questa domanda. In mezzo alle attività produttive voi volete mettere la piattaforma ecologica? Ma va bene. 2021 è vicino. Quindi il nostro parere sarà di astensione. Grazie. Dichiarazione di voto, maggioranza. Vai. Gabriella Federico, prego. Allora il sindaco di dichiarazione di voto. Ringrazio i consiglieri che hanno cercato di affrontare questo tema così importante che riguarda una società partecipata al privato per la gestione di un servizio pubblico del quale il Comune di San Giovanni di Latina è soggetto economico e che nelle forme per le quali è organizzato e gestito questo servizio fino ad oggi ha avuto un consiglio di amministrazione con 5 elementi. Questi equilibri sono da sempre in questa società e sono come consiglio di amministrazione, al di là dei numeri, la capacità di garantire in primis il comune, perché con gli equilibri relativi al numero dei suoi rappresentanti riesce a condizionare l'attività di questa società. Le scelte che noi abbiamo intanto adoperato fino ad
oggi, considerando che noi siamo un organo di indirizzo politico, sono sempre e comunque supportati dall'organo tecnico che è quello del segretario comunale, che ha competenze giuridiche di garanzia e legalità su questa attività politica nei confronti dell'SGS, tenendo a specificare che tutte le iniziative che vengono fatte in termini societari vanno poi sottoposte all'attenzione e al controllo della Corte dei Conti, che sicuramente stabilirà quale sarà il giusto o lo sbagliato delle nostre particolari decisioni. Ricordo e faccio presente che la scelta dell'amministratore unico comporterebbe anche la nomina di un direttore generale. Noi intendiamo rispondere con gli equilibri risparmiando su un consiglio di amministrazione facendolo scendere a tre elementi. Se si va a verificare i costi dell'amministratore unico e del direttore generale della società, sicuramente si vedrà che i risparmi sono a favore dell'ente, ma allo stesso tempo le garanzie rimangono in mano, le garanzie di direzione in mano al Comune San Giovanni di Casino, che con questa società ha fornito un servizio di qualità al territorio. In tutti questi anni, ricordo che le tariffe del servizio raccolto e smaltimento di rifiuti sono ferme al 2015, gli aumenti determinati dalla gestione fino al 2015 sono stati irrisori nella quota partecipata da parte del cittadino. Il servizio è vero, come dice il consigliere Pino Costantini, che è sceso nella qualità della differenziazione del rifiuto. Esistono dei progetti che la società ha messo in atto in accordo con il Comune per partire su attività di responsabilizzazione dei cittadini che conferiscono i rifiuti, ma allo stesso tempo è partito anche in passato e ancora attuale l'attività da parte della società assieme ai vigili urbani per controllare la tipologia e la modalità di rimedio del rifiuto, così come previsto dal nostro regolamento. Quindi credo che sulla società noi siamo veramente disponibili a raccogliere tutte quelle questioni che possono migliorare un servizio, ma ovvio è che si tratta di una partecipazione in termini economici del 52% del Comune San Giovanni di Casino, quindi come tale il Comune ha l'obbligo e il dovere di discutere col privato, ma di determinare queste scelte. Sulla questione relativa all'area dove noi abbiamo deciso di fare una stazione di raccolto dei rifiuti solidi, dei rifiuti ingombranti. Gli ingombranti sono quelli che poi la società ritira con un mezzo predisposto, scompone lì nella struttura, che non sono rifiuti né organici né non assimilabili agli urbani. Sono gli ingombranti che verranno poi mandati in discarica differenziando questo servizio. L'area è quella, il finanziamento rimane ancora valido, 200.000 euro della Regione Abruzzo, 85.000 euro di questo comune. Stiamo verificando assieme agli organi di controllo la tipologia del rifiuto del terreno al quale noi stiamo facendo questo intervento, perché è stato rilevato dall'ARTAG, l'Agenzia Regionale per Tutela l'Ambiente, una particolare concentrazione di un elemento chimico che potrebbe non essere compatibile con quell'attività. Sembrerebbe che gli organi stiano trovando una soluzione e probabilmente dovranno essere coperti in discarica la parte superficiale di questo terreno. Credo di poter confermare che entro quest'anno, 2019, la nostra stazione sarà disponibile alla collettività. Con questo intervento annuncio il nostro voto favorevole a questa delibera. Grazie Sindaco. Passiamo quindi alla votazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 19 marzo 2019, approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani delle tariffe tali per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche anno 2019. Voti favorevoli? 10. Astenuti? 4. Maria, è fuori. Allora, se vota, se no Maria. È uscita la consigliera Maria, quindi i voti di astensione sono 3. Vogliamo la immediata eseguibilità, favorevoli?